capitano Angelo Pio Mitrione, comandante della compagnia Carabinieri di Ischia. Con me c'è il luogotenente carica speciale Michele Cimino e il comandante della stazione Carabinieri di Ischia. Buongiorno a tutti, ragazzi. A 15 giorni di distanza dal tragico incidente stradale in cui sul lungomare di Laccameno ha perso la vita il giovane Emanuele Calise, i vertici dell'Arma dei Carabinieri di Ischia stamattina sono stati ospiti del liceo Giorgio Buchner, dove hanno tenuto una lezione agli studenti sulla sicurezza stradale. Una rappresentanza di ragazzi era presente nell'aula magna della scuola, mentre gli altri, nel rispetto delle normative anti-Covid, erano collegati da remoto. Al termine dell'incontro, il capitano dei Carabinieri, Angelo Pio Mitrione, oltre ad esprimere soddisfazione per il confronto avuto con i ragazzi, ha sottolineato come per evitare gli incidenti ci sia bisogno di prudenza e rispetto delle regole. È stato un incontro molto entusiasmante perché il contatto con i ragazzi ritengo sia fondamentale. Per questo io ringrazio molto la preside Barbieri che ci ha aperto le porte del proprio istituto scolastico. Il confronto con i ragazzi è fondamentale e indispensabile per iniziare a costruire una prevenzione ed un'educazione alla sicurezza stradale. Tematiche importantissime per evitare che fatti tragici come quello accaduto pochi giorni fa sulle nostre strade possano verificarsi nuovamente in futuro. Una cosa importante è quella di raccomandare a tutti, adulti e giovani, prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali, notturne. La prudenza è il tema, è la tematica della sicurezza stradale. Il rispetto della regola al centro dell'utenza. Il far sì che ognuno possa circolare liberamente perché tutti rispettano le norme del codice della strada. La dirigente del liceo Buchner, Assunta Barbieri, ha voluto ringraziare il capitano Mitrione per la presenza a scuola e per il confronto avuto con i ragazzi. Come sapete, dopo questo evento terribile che ha lasciato tutti scioccati, soprattutto la comunità dei ragazzi, si è sentito il bisogno forte di cominciare a fare qualcosa per poter, si spera, evitare in futuro di nuovo accadimenti di questo tipo. Io ringrazio il comandante Mitrione e l'Arma dei Carabinieri che immediatamente si sono resi disponibili per venire a parlare con i ragazzi perché hanno percepito proprio il bisogno dei ragazzi di parlare di queste cose, di avere delle risposte. E oggi abbiamo cominciato un percorso che sicuramente continuerà in futuro molto molto importante, che spera dia i suoi frutti soprattutto dal punto di vista della sicurezza stradale, che è un tema purtroppo difficile qui da noi, è un tema che è importante e soprattutto speriamo che arrivi quella consapevolezza in tutti, a incominciare dai ragazzi ma anche gli adulti, la consapevolezza che quando ci si mette alla guida bisogna essere responsabili prima della vita altrui e poi della vita propria.